I will be very quick. Personally, I've learned so much of this session, really, thanks to Captain. Grazie, sarò rapidissimo. Ho imparato moltissimo da parte di relatori veramente affascinanti. Cosa ho imparato? Che il mondo sta cambiando molto rapidamente e noi, come operatori nel settore lattiero-caseario, dobbiamo anticipare il cambiamento e non dobbiamo semplicemente reagire. Questo è quello che abbiamo imparato stamattina. Poi abbiamo sentito parlare delle diverse generazioni, X, Y, Z, di attacchi virali, di classi medie emergenti, di prodotti targetizzati per quelli per l'anziani, per i neonati, per gli sportivi, eccetera, eccetera. Abbiamo sentito anche che c'è un cambiamento drastico anche nel settore del retail. L'abbiamo appena sentito dall'ultimo relatore, una cosa incredibile. E tutti sono d'accordo sul fatto che il grosso della crescita dal punto di vista dei consumatori avverrà nel Medio Oriente, in Asia, in Africa e più precisamente anche in alcune città specifiche, per esempio Sao Paolo, Rio de Janeiro, ma anche nel Pakistan e ancora più precisamente tramite l'e-commerce, molto di più che non nel retail classico. Quindi abbiamo tantissime sfide davanti a noi, dobbiamo adattarci alle preferenze locali, alle diverse modalità di vita, ai vincoli esistenti, per esempio con lo yogurt a temperatura ambiente da vendere laddove non c'è una catena del freddo. Poi dovremo gestire anche i potenziali scandali che potrebbero emergere, dobbiamo reagire sui social, dobbiamo rispondere alle paure, ai timori, alle aspettative, alle esigenze dei cittadini nei confronti della propria salute, ma sempre più anche nei confronti del riscaldamento globale, dell'ambiente, dell'animal welfare, del benessere animale e anche per alcuni di loro sulla legittimità delle modalità di allevamento, della zootecnia, in un confronto tra lo status dell'animale e lo status dell'uomo. Abbiamo sentito parlare moltissimo del digitale e personalmente credo che tutti siamo rimasti colpiti dall'organizzazione enorme di Amul, estremamente complessa, che utilizza la comunicazione digitale in modo intenso nei confronti di allevatori con 1 milione di SMS al giorno agli allevatori, incredibile, ma anche la reazione nei confronti dei consumatori, questa reazione in tempo reale all'attacco virale sui social. L'India, due domande, ha un'alta quota di vegetariani nella sua popolazione. Esiste lo stesso problema che abbiamo noi in Europa con la militanza vegana, che è contraria alla zootecnia, è contraria ai prodotti animali e quindi ai prodotti lattiero-caseari. Abbiamo sentito parlare del biologico con l'esempio di Stonyfield, acquisita da Lactalis. Michel Nally ci ha detto attenzione alla crescita del biologico come offerta e come domanda. Chiaramente noi tutti vogliamo ottenere un perfetto bilanciamento, un equilibrio tra le due cose. C'è la possibilità di allargare il ruolo delle aziende private e delle cooperative. La sostenibilità va presa in considerazione con tutti i suoi aspetti ambientali, di benessere animale, eccetera, ma la sostenibilità e la capacità produttiva sono importantissime entrambe per questo settore. Penso di poter concludere qui. Vi ringrazio per l'attenzione.